Che delizia, nonna, che delizia, non vedo l'ora di assaggiarle. Se dovete mangiare, assaggiate e poi ci fate sapere. Buon appetito! Amici miei, buongiorno a tutti quanti. Oggi buongiorno. È sempre buongiorno. Oggi stavo dalla nonna Teresa e la nonna sta preparando queste buonissime zucchine. Perché dobbiamo fare le frittelle di zucchine. E beh, no, andiamo a vedere come si fanno. Nonna, buongiorno. Buongiorno. Che stiamo tagliando? Le zucchine. Per fare? Le frittatine. Ah, zucchine. Le mie preferite. Sì. Wow, no, le zucchine sono perfette, bellissime. Fresche del campagnolo. Sì. Ah, no. Allora, prima di fare queste frittatine, quindi, che cosa facciamo? Dopo averle tagliate, lavate e asciugate, si friggono. Ok, per quanto tempo tu gli dai questa fritta? Qualche minuto? No, di più. Ok, in modo che poi quando le mettiamo dentro la frittatina, ok, sono più croccanti. Sì. Wow, nonna, veramente, queste zucchine sono fantastiche, veramente buonissime. Sì. Sono del mio amico contadino. Eh sì, vedi. Allora, tu mi stavi dicendo, no? L'olio che tu utilizzi per fare queste frittate, no? Sì. Dopo che ho tolto le zucchine viene buttate. Esatto, come mai? Ve lo vuoi spiegare? Vogliamo spiegare? È classico quando viene più volte usato. Ovviamente spieghiamo anche che nei ristoranti c'è un misuratore per verificare lo stato dell'olio. Però in genere quando lo fate a casa è buon senso buttarlo. Esatto, anche perché a casa nella padella per esempio oppure in un contenitore non abbiamo la concezione di che temperatura supera o scende. Esatto, e per questo può diventare tossico. Esatto, perché se sale sopra 170, 180, 190 iniziano a svilupparsi delle sostanze tossiche. Nonna, ci siamo! Ci siamo, adesso... Le mettiamo sulla carta assorbente. Perfetto. Adesso le scoliamo, le facciamo asciugare bene. Devono raffreddare. Devono raffreddare. Prima di metterlo nell'UFO. Esatto. Nonna, rompiamo le uova. Nel panino. Allora, come che ci mettiamo dentro a questo uovo? Un po' di sale. Un po' di sale, un po' di parmigiano e un po' di pecorino. Va benissimo. E poi sbattiamo. Ale. Sbattiamo le uova. Allora, che questo? Parmigiano, pecorino. Pecorino e sale. Bello, bello. Ci siamo. Nonna, prossimo passaggio. Le zucchine nell'uovo. Allora. Le andiamo a mettere dentro l'uovo. Perfetto. Fai girare. Amalgamiamo tutto. Ho incorporato l'uovo alle zucchine. Esatto. Ecco. Ah no, comunque posso dire una cosa, sta uscendo un profumo da qua. Peccato che non si sente. Peccato che non si sente, esatto, peccato. Ci siamo, finalmente. Hai fatto già una prova? Sì. Ok, facciamo delle piccole frittatine. Guardate qua, iniziano a quagliare. Mi raccomando, non mettete l'olio troppo forte, sennò si bruciano. Si bruciano sempre. Eh no, mamma mia, che profumo. Allora, queste qua mi ricordo me le facevi quando ero bambino. Ti ricordi? Sì, ti piacevano tantissimo. Assolutamente, perciò le stiamo facendo. Perciò le sto facendo. Così facciamo vedere come le facciamo. Ho fatto tornare alla tua infanzia. Buona, madame, seria. Ritorno al futuro, no? Che delizia, nonna, che delizia. Non vedo l'ora di assaggiarle. Sono buone. Quando si tagliano, si può fare anche di sera. Okay. E si trova un vantaggio del giorno dopo. Esatto. E così si asciugano pure meglio. Certo. Buono, questo è proprio street food, proprio napoletana proprio. Guardatela, subito si quagliano. Quando siete sicuri, le girate. Certo. Giusto, nonna? Certo, sì, altrimenti si rompono. Si aprono. Esatto. Ecco qua. Bellissime, veramente. Oh, guarda che manualità che te la nonna. Ecco. Ah no, si forza. Vai, giriamo. Guardate la manualità che te la nonna. Ah, eccola là, ehi. Cioè, qui si ritrova in difficoltà. Esatto. E sta che è venuta da me? E si è aperto un po'. Vabbè, non fa niente, recuperate. Ecco qua. C'è un altro po' che fai raggiungere. Nonna, è il momento di? Di toglierle. Ah, e scoliamole, vai. Ecco qua. Nonna, eventualmente si possono fare anche con le patate. Anche con le patate, con lo stesso procedimento. No, è lo stesso procedimento anche con le patate. Esatto. Buona, no, questa è qua pure con i friarielli. Quando, certo, è periodo. Quando è periodo dei friarielli. Noi non compriamo roba se non è periodo. No. Certo. C'è gente che compra un friariello no. A giugno. No. Dopo quelli sono. Consiglio della nonna, come consigli di mangiarle? Queste qua? Un po' di insalata vicino.
Insalata? Insalata, sì. Iceberg, lattuga. Lattuga, lattuga. Misticanza. Poi è facoltativo, chi piace la lattuga, chi piace... Okay, eh? Quindi c'è un piatto che non è tanto dietetico, però ogni tanto... No, ma perché non è dietetico? Quello subito... Ah, secondo te no. Ah, buia. No, no, ma che me ne stai tagliando un pezzetto per... sì, è assaggialo, sì. Grazie, no, bene. Dammi qua, va. Grazie. Prego. Nonna, io assaggio. Assaggio, assaggio. Buonissimo. Fantastica. Tantissima, no? E si spende poco. Esatto. Le dovete mangiare, assaggiare e poi ci fate sapere. Buon appetito.